E benvenuti in Me Molto Altro dopo aver scoperto, risolto più che altro Alomora 3 di livello 3 e aver fatto delle belle missioni con Natty, scoprendo un po' del suo passato e anche del suo segreto. Andate a vedere il precedente gameplay. Oggi, e vi dico oggi, andiamo a fare la missione Parla con Poppy e nello specifico, come da titolo, Drammi da Drago. Poi magari se c'è qualche altra missioncina in più, cambierò insomma il titolo della copertina. Per ora andiamo avanti così, assolutamente sì. Alzo un po' il volume qua, sta al 100%, va benissimo. Allora, stavolta però ci andiamo con... In realtà volevo prendere il Testral, che non l'ho mai preso. Allora, andiamo nella camera delle necessità, nella stanza segreta delle... Che cosa sto dicendo? Nella stanza delle necessità, l'avevo detto giusto. E andiamoci a prendere il nostro Testral. Allora, il Testral sta qua sopra, ma non qui, ma bensì di là. Allora, dove stanno? Oh, ok, prendiamo Sepulcria. Sì, prendiamo questo. Ok. Non ti farò male. Mamma e papà, vediamo se si è cresciuto questo. Intanto gli diamo da mangiare. Vabbè, lo facciamo dopo, non c'è bisogno. E piccolo di Tesral, tua madre via con me. Allora, però devo posare quell'altro. Allora, posando quell'altro, non qua, ma di qua. Ok, allora, che poi in realtà, ah, ma qua forse sono nati, è nato qualcosa, eh. È nato il piccoletto. È nato il piccoletto di Ippogrifo. Eccolo. Ma che bellino che è. Guardate, tutto caruccio, piccoletto. Che bello. Allora, però, qui, no, non posso lasciare. Però perché non mi dà sepolcri a me? E mi dà solo quello. Non ho capito sta cosa. Allora, equipaggiamento, no? Se io dovessi scegliere qua... Ah, ok. Cavalcature, volanti, questo? Ok. Ed è messo. Ma allora pure prima potevo farlo e poi dovevo restarlo lì dentro? Vabbè, mo sì, siamo portati tutti e due appresso. Allora, famo così e rinamo qua. Ok. Allora, mo dovrebbe uscire fuori il Tesseral. Oh mamma mia, è la prima volta. Oggetto. È la prima volta, ragazzi e ragazze. Strano a dirsi, ma è così. È molto più bello. Allora, andiamo da cosa qua? Da Poppy. Vediamo quanto va. Va parecchio veloce, eh. Credo che tu stia interferendo in una questione che mi interessa da vicino. Le statuette di Demiguise e le lune che contengono sono state messe dove solo per un buon motivo. Non dovresti mischiarti in faccende che non ti riguardano. Oddio, mo chi è sto Pierce Non credo che il signor Pemberton? Pemberton intendesse usare la sua carta da lettere. Deve sapere qualcosa sulle lune dei Demiguise. A quanto pare si trova a Hogsmeade. Forse dovrei fargli una visitina. Mamma mia, come cambiano le cose qua. Vabbè, andiamo prima da Poppy e poi da È il momento quello. di accelerare. E mi sa che devo pure frenare a un certo punto, eh. Scendiamo, scendiamo. Oh mamma mia. Revelio. Qua stranamente, adesso l'ho sbloccata. Hogsmeade è l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe. Da secoli,
e da secoli il ritrovo preferito degli studenti di Hogwarts del terzo anno, dal terzo anno in su. Ok, l'ho scoperta adesso sta cosa. Bene. Alla Poppy? Ando sta? Revelio! Ah, ma adesso abbiamo anche Alomora di livello 3. Andiamo prima da Poppy, va? Ah, sta dentro da Sirona? Può essere? Sì, assolutamente. Non ti ringrazieremo mai abbastanza per aver salvato il villaggio da quei troll. Ma de che? Qua giù. Ecco Poppy. È un bel cambiamento dalla nostra ultima uscita. Non me lo ricordare. Pensare a quella tenda mi fa ribollire il sangue. Stavo pensando a quei poveri draghi nell'arena di combattimento, ai collari che indossavano, sembrava argento dei goblin. Credo che quello che abbiamo trovato nell'accampamento dei bracconieri sia proprio un collare. Non sapevo che li usassero. Il drago che ha attaccato la carrozza indossava un collare. Il professor Fig era molto stupito dal suo comportamento. L'attacco mi è sempre sembrato un po' strano. Sferrato di punto in bianco. Non vorrai dire che i collari controllano quelle povere creature. Esatto. E mi sa di sì. Dobbiamo controllare, ma non ricordo che il drago liberato da noi indossasse un collare. Se la troveremo, potremo restituirle nuovo. Dobbiamo controllare. Non abbiamo già fatto abbastanza? Dobbiamo controllare. Ottima idea. Dobbiamo andare fino in fondo. Inizierò subito a cercare. C'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare. Prima non mi era sembrato il caso. Forse okay. Ti ho causato altri problemi con Victor Rookwood. Perché ti insegue? Se ciao. Per spiegartelo, casi. Vabbè, te lo spiego. Ha a che fare con Ranrock. Rookwood collabora con Ranrock. E questi vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. La passaporta di Fig ci ha condotti lì dopo l'attacco del drago. È una storia lunga e il professore mi ha chiesto di non parlarne. Santo cielo. Finalmente ora capisco quello che abbiamo visto alla tenda. Non temere, custodirò il tuo segreto come se fosse mio. Non insisterò per farti dire altro. Forse è meglio che vada. Voglio trovare quel drago il prima possibile. Ok, quindi la missione dei Poppy. Dove si trova te lo farò sapere. Non era una vera missione, era più un parlare. Ok. Parla ancora di quando hai eliminato quel troll nel villaggio. Le tue gesta hanno fatto scalpore. Allora, intanto qua il ray tracing si è andato a fare benedire, eh? Però vabbè. E nel secondo caso il troll l'ho sconfitto anni orsono ormai. Allora, visto che ci siamo, e sapevo che andava a finire così, l'uomo dietro le lune. Le rune. Le lune, che rune, le lune, porca miseria, me impiccio, perché sto pensando che la missione dei Poppy non era una missione. Vabbè, poco importa, dai. Allora, intanto vienna qua. Alomora. Revelio. Terreno naturale grande. Buono. Che è quella con l'occhio? No. La cappa. Che poi l'ho rivelate quell'altra. Mi sa di no, sapete? Mo che c'è. No, l'avevo rivelate. Sì, assolutamente. Perché erano non tanto. Insomma, non tanto potenti. Erano potenti. Ok, qua devo fare un po' di ordine nelle cose, nel mio guardaroba. Poi torneremo alla cosa, stanza delle necessità. Allora, andiamo da questo delle lune. Pierce Pemberton. Chiedo scusa, signore, riguardo a quelle curiose statuette di Demiguise. Cosa? Chi sei? E perché me lo chiedi? Le trovo interessanti. Stanno terrorizzando Gladwin Moon.
stanno causando grave disagio al signor Moon. Ah, bene. L'idea era quella. Quindi le ha create lei? Io... va bene, sì. Volevo solo dare a quel patetico idiota di Moon un assaggio del dolore che lui ha inflitto a me anni fa. Allora eri tu a togliere le mie statuette? Sì, me l'ha chiesto il signor Moon. Ho ricevuto il suo gufo. La carta intestata era sua. Beh, non mi sorprende che abbia chiesto aiuto a te. È troppo codardo per occuparsene da solo. Non è affatto cambiato. Anche da studente non era altro che un bulletto vigliacco. Mi diede un soprannome orribile che non intendo ripetere. È stato bello toglierselo di torno una volta terminati gli studi. Ma poi ho iniziato a vederlo di nuovo in giro per Hogsmeade. Non riuscivo a sopportarlo. Ammetto però che è stata una gran soddisfazione sapere che fosse finito a fare il custode. Cioè, veramente è una vendetta di bullismo. Il signor Moon fa molto per la scuola e mi ha insegnato tanto. È terrorizzato da quelle statuette. Lo so. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando è apparso quel molliccio. Impagabile. E allora che mi è venuta l'idea? Volevo che se ne andasse una volta per tutte. E così ho astutamente usato un molliccio per conoscere la sua più grande paura. Quindi ho creato le statuette di Demiguise per fargliela pagare, diciamo. Le lune erano un sottile riferimento al suo nome. Il mio piano stava funzionando. Ma poi sei arrivato tu. Capirai, che gran pianone. Non è migliore del signor Moon, chiedo scusa. No, non è migliore del signor Moon. Le statuette sono una forma di prevaricazione. Lei non è migliore di lui. Forse è tempo che voltiate entrambi pagina. Suppongo tu abbia ragione. Se è davvero terrorizzato come dici, forse avrà imparato la lezione. Cioè, finita così, finita. Ma davvero? Cioè, tutta questa epopea era per una vendetta su un bullismo. Va bene, noi andiamo qua all'ala sud. Vabbè, qui va bene. Corpo docente. Ma pensate, era una vendetta per un bullismo subito da questo. Ma pensate. Allora, non di qua, ma di qua. Ovviamente, credo sopra. Sarò il tuo tormento. No, che sopra? Non era sopra. Era qui. Ah, ok, eccolo. Signor Moon, so chi c'è dietro alle statuette di Demiguise. Sì, arrivate amici ai tempi della scuola? Assolutamente no. Era un suo compagno di classe, lo tormentava. Pierce Pemberton. Oh, avrei dovuto immaginarlo. Codini Pierce. Sei Codini Pierce. Non credo gli piaccia essere chiamato così. Certo che gli piace. Aveva dei boccoli fluenti. Lo prendevamo tutti in giro. Io più degli altri. E ci va fiero. Astuto. Non lo facevo così subdolo. Devo congratularmi con lui. Ora che so che sono opera del vecchio Codini, le statuette rimanenti fanno meno paura. Se vuoi, continua a collezionarle. Io vado a fare visita al mio vecchio amico. La moglie deve menare. Missione completata, l'uomo dietro le lune. Ma pensate. Però. Ma scusa, perché c'è sta sti indicatore qua? Che mi vuol dire sti indicatore che ancora compare qua? Boh. Allora, abbiamo finito anche questa. Abbiamo parlato con Poppy, abbiamo finito anche quella. Io non vorrei fare ste missioni questa qua, perché poi dopo mi si accavallano tutto. Allora, facciamo una cosa.
Poppy non credo che mi chiami subito, perché sennò faccio subito la missione di Poppy. Allora, vediamo una cosa, se io faccio passare il tempo. Se mi dovesse chiamare sarebbe una bella cosa. Allora, fino a notte lo facciamo in vari passaggi. Ci promettendo che possiamo trovare la nostra amica delle Ebridi per restituirle tu sai cosa. Incontriamoci nella piazza di Hogsmeade. Ok, perfetto, perfetto, è quello che volevo. Allora, la mappa, Hogsmeade, ha detto, la piazza. Fantastico, individua sulla mappa. Ok, proprio lì, va bene. Il lato settentrionale di Hogsmeade, fantastico. Mo scopriamo anche come restituire l'uovo di drago al drago, alla mamma drago. Allora, ando stai? Echite. Non può averlo dimenticato. Non ti ho fatta aspettare, vero? No, ero all'ufficio postale. Nonna mi ha detto di aspettare un pacco, ma deve essersi scordata di spedirlo. Non mi ha mandato nemmeno un gufo questa settimana. Forse è presa dalle ricerche. Che cosa voleva mandarti? Scopriamolo. Che cosa voleva mandarti? Del mangime che stava sviluppando. Volevo darlo alla professoressa Awen per i Knizzle. Ah, ok. Che cosa sta ricercando tua nonna? Che tipo di ricerche porta avanti? Varia ogni settimana, ma ha sempre a che fare con gli animali. L'ultima volta studiava i nodi delle zampe dei plimpi. Vabbè. Che cosa hai scoperto sul drago che stavi seguendo? Non si è resa conto che i bracconieri le hanno rubato l'uovo. Quindi sicuramente si è diretta dalla sala dello spinato al suo nido. Sono tornata alla tenda e ho seguito il suo volo. Come fai a seguire un drago dopo che è volato via? Chiome di alberi e bruciature, cosa così. Ah, tipo un ramingo alla Signore degli Anelli che guarda le tracce lasciate dagli animali. Beh, c'è logica. Ottimo, non c'è dubbio, sai quello che fai. Non sono sicura, ma forse so dove potrebbe essere diretta. Dovremmo andare a controllare di persona. Certamente, andiamo. Se per te va bene, voglio vedere come se la cava col collare. Sicuramente è agitata per il suo uovo. Speriamo non tanto agitata, perché comunque è un drago, voglio dire. Eccoci qua. Credo che la troveremo qui. Questo è proprio il tipo di terreno in cui la sua specie nidifica. Sospetto che sia così che i bracconieri l'hanno individuata. Si sono accampati qui e ne hanno seguito gli spostamenti. Forse prima hanno preso lei e poi l'uovo. Affrontare un drago è un'impresa ardua, ancor di più se sta covando. E hai capito tutto questo standotene ferma qui? Pensare come un bracconiere è più facile di quanto credi. Vediamo se è a casa. Dobbiamo solo riportarle l'uovo. Ma io ci avrei una domanda semplice. Si può catturare e mettere nel vivario un drago? Sempre un animale fantastico, Sembra abbastanza semplice, sembra pericoloso. Sembra pericoloso. La fai un po' troppo semplice. Stiamo parlando di un drago, dopo tutto. I draghi delle Ebridi possono essere aggressivi, ma sono anche molto intelligenti. Ha capito subito quando le hai mostrato come scappare dalla tenda. Capirà perché siamo qui non appena vedrà il suo uovo. Allora potremo farla finita con i bracconieri una volta per tutte. Beh, è vero, perché se n'è accorta che non ci ha sputato più il fuoco addosso, anche se avevamo usato comunque il protego. Non hai pensato di tenerlo? No, è suo. Se lo tenessimo mi sentirei crudele come un bracconiere. Se è vero che lei si trova qui, come facciamo a restituirle l'uovo? È probabile che il nido si trovi al centro della sua tana. Di sicuro la sorveglia costantemente. Immagino anche che sarà più annerita del normale. Va bene. Per il fuoco, no? Restituiamo l'uovo. Fantastico. Se ci vede avvicinarci in volo, potrebbe prenderci per nemici o cibo. Meglio andare a piedi. Certo, così se c'è da scappare. Oh, e un'ultima cosa. Cerchiamo di non innervosirla. Sappiamo che ne ha già passate tante. Quando vuoi, io sono pronta. Namo. Ma è sicuro stare vestiti di verde contro un drago? Domando per un amico, eh.
Eccala. Eccola, sopra di noi. È riuscito. Eccolo. A casa sua sana e salva. Che fortuna che ci avemo. Come agli altri draghi. Vabbè, ma l'ovo vai a portare a te, Poppy, ti è. Fatte una camminata. Ma guardate che situazione si è venuta a creare, eh. Nemmeno abbiamo Avada Kedavra nel caso se andasse male la situazione. Oh, eccolo. Mamma mia. Ma è tutto ferito, purello. Povera creatura. Deve essere molto preoccupata per le sorti del suo uovo. Qua c'è qualcuno che ci ha rimesso la pelle, eh. E non solo la pelle. Anzi, più di un qualcuno. Almeno sembra non si sia accorta di noi. E speriamo rimanga così. Almeno fino a che non abbiamo finito la missione. Ah, sì, sì. Perché è facile sta missione, vero? Convinta lei. Vabbè, questi... Bombarda! Ok, dobbiamo arrivare là. Mi chiedo in quanti fossero per catturarla. Almeno... Ribelli! Minimo un botto, Poppy. Minimo un botto. Ma per forza, cioè, un drago, voglio dire. Più che altro ci mettiamo noi nei guai. Oh, Smithy, dove sei? Credo che ci avresti raggiunto nel Borneo. So che speri nel circolo di combattimento, ma i veri galeoni si fanno con le agromantule. Non crederesti mai a quanto ci siamo messi in tasca io e Violet qualche giorno fa. E poi il Borneo non è per niente male. Comunque, presto ci sposteremo. Forse andremo in Egitto. È davvero un sollievo non essere più così oppressi. A presto, Angus. Ma che bello. Si tengono in contatto. Benissimo. Allora andiamo qua. Salve, sì. Salve. Eccala. Senza avvicinarci. Va bene. Allora riparo probabilmente. Credo proprio di sì. Riparo. Fantastico. Benissimo. Revelio. Mi chiedo quanto sia buona la sua vista. Che tanto. Cosa hai detto? Dubito che i bracconieri la nutrissero bene. E da questa distanza potrebbe scambiarci per delle pecore. E i draghi ne sono ghiotti. Che colpo di fortuna. Ma l'hai vista mai una pecora verde? Cioè, voglio dire, Poppy, dovevamo metterci cose arancioni, tipo da montagna, così non ci scopriva niente. Cioè, non potevamo essere una pecora verde, dai. Siamo ottimisti. Una pecora verde non esiste. Per il drago. Si spera. Occhio a dove metti i piedi. A meno che sia daltonico il drago. E allora sarebbe un gran problema. Revelio. Ma io sono leggermente interessato anche ai tesori. Per attaccare un graporn si è lasciato proprio uno affamato. O forse aveva voglia di azzuffarsi. Ma dove sta il graporn? Ah, eccolo, per terra qua. Ammazza. Ok, cappello con pelo. Un pelo attaccato. Revelio. Ed eccoci qua. Cos'è stato? Non lo so. Ok. Ok. Beh,
dove? Io la distraggo. Tu segui, vado al sicuro. Ma come lo distraggo io un ladro, un drago? Vai, 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 vai. E mo? Rebellio! Attenzione! Questa è casa sua e ha intenzione di renderlo chiaro. No, no, si è capito. Continua così. Dobbiamo solo arrivare a qua. Non ci si tiene dalle cose, eh? Oh, 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 vai, vai, vai. Macello. Via via qua qua qua. Ma mai nella vita io saprei se... No 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 no. Cioè, mi sono caduti addosso un sacco di travi. Un benvenuto per nulla caloroso. No. Io avrei gradito anche meno attenzione. Temo non voglia sentir ragione, vero? Rebellio! Di solito tenterei il dialogo, ma oggi no! Via, 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 via! Raggiungi l'apertura sotto di me! Ah, ecco, vai, 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 vai. Corri, corri. Vai, 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 vai. Se ne sta andando, su. Fantastico. Meno male che se ne sta andando, cioè. Ecco il nido. Rebellio. Confringo. Che macello. Dov'è il nido? Perché i ponti qui sono tutti distrutti? Rebellio. Ma c'è un drago in giro, ma come perché i ponti sono tutti distrutti? Riparo. Ma sei seria? Ok. Abbiamo riparato. Se restituiamo l'uovo, magari riusciremo a uscirne senza troppi problemi. Sì, se non ci mangia ci abbrustolisce prima. Lo posizioniamo. È stata una bruttissima idea. Speriamo sia intelligente. Speriamo che ha capita. Ah, Poppy, l'infarti. L'infarti, GFPA. È stato magnifico. E hai visto com'è intelligente? E non ci ha tolto un capello. Ma che fortuna sfacciata che abbiamo, eh? Le persone non danno abbastanza credito agli animali. Non è il caso di dire questa cavolata, eh?
ha cercato di ucciderci, e questo è più plausibile, però noi siamo filosofici. Gli animali sono molto più intelligenti di quel che si pensa. È quello che dice sempre mia nonna. La cosa importante è che siamo qui per raccontarlo e che l'uovo è col drago ora. Grazie per avermi accompagnata. Non ti biasimerei affatto se ora volessi tornare indietro al castello e non sentir più parlare di draghi. No, oddio, se mi vuoi portare dentro al vivario ce ne parliamo molto volentieri, però non si può fare, quindi niente. Non voglio ancora andare, perché? Speravo di poter ancora guardare un po' in giro, se non ti dispiace. Sì, prendiamo fiato, c'è tempo. Ok. Quando vuoi, io sono pronta. Ok, ok, aspetta, aspettami là, perché io voglio cercare... sì. Ah, però con la scopa non ci posso andare. Però magari c'è qualche scrigno nascosto. Chi lo può sapere sta cosa? Esploriamo un pochetto. Vedi, c'è qualcosa di nascosto. Per forza. No, che interessi più di tanto, però insomma, se ci fosse qualche bello scrigno qua da qualche parte sarebbe l'ideale. Magari uno scrigno oro di, non so, di livello bello potente. Allora qua sembrerebbe di no. Ah, però qua sì, vedi. Confringo. Okay. Revelio. Vedi, qua ci stanno 1 e 2. Che li lasciamo qua? Confringo. Revelio. Ok, qua sembra... qua c'è. Una cappa d'oro. Potenzialmente è molto più alta di livello, che mai ci fa male. Però vediamo un pochetto. Ci sarà dell'altro? Lì non credo, laggiù, perché già avevamo visto. Là ci sono i sanguisughe. Qui niente di particolarmente utile. Revelio. Allora, qui c'è un sacchetto. No, ah no, uova di Ashwinder, ok. Nulla di particolare qua, sembrerebbe. Ah, forse no. Quello già l'avevo sbloccato. Il Gaborn, ok, ok, non c'è più nulla qua, perché sennò torneremo troppo indietro. E non credo che qua ci sia qualcosa di così utile, vediamo un po', ma... la vedo molto difficile. Revelio! Ok, si può dire che non c'è più nulla qua. Apparentemente non c'è più nulla di scrigni e roba simile. Che poi comunque possiamo tornarci liberamente con... con la scopa, insomma. E niente, non c'è più nulla di interessante qua. Giusto se c'è qualche cosa qua, ma... Revelio! Vabbè, le uova di Ashwinder, queste fino a un certo punto sono... vabbè, vabbè. Allora, giusto, cioè questo è l'inizio della missione, voglio giustamente vedere un attimo qua e poi basta.
Vedi, c'è qualcosa qui. Ok, parliamo con Poppy, va. Giusto se... No, va bene, dai. Non posso credere a ciò che è successo. Stai ancora elaborando? No, se tu sei pronta, possiamo andare. Sì. Dopo aver salvato il drago, mi aspetto un'imboscata dei bracconieri ogni volta che non sono al castello. È comprensibile. In effetti abbiamo sabotato la loro arena di combattimento e rubato un uovo di drago. Verissimo. Allora perché non ci hanno dato la caccia finora? Non è da loro. A meno che... A meno che cosa? A meno che non sia parte di un piano. Oh no, come ho fatto a non capirlo? Dobbiamo andare, devo inviare un gufo. Ah, dalla nonna? L'hanno attaccata la nonna. Può essere. Boh. Come ho fatto a non accorgermene? Di cosa? Poppy, se non ce ne fa capire niente. Poppy. Poppy non parla. Vabbè, abbiamo completato la cosa. La sfida sbloccata. Vediamo un pochettino. Allora, missioni. Oh, vestito carino. Tutto verde. Ma perché non fare quello lì di... di corvo nero? Andiamo a vederlo sto vestito. Allora, innanzitutto voglio vedere cosa posso vendere e cosa no. Allora, questi sono tutti da fare. Però è da sbloccare anche quello, eh. Questo ok. Qui da sbloccare e vedere un attimino. Questo 96 contro 95. E questo anche da sbloccare. La sciarpa. Giusto la skin voglio vedere. Che è questa? Ah, e che cosa cambia? Nulla. Cioè c'ho giusto i pantaloni verdi rispetto a quell'altra. Però non è che mi piace tanto sta cosa, eh. Perché non è... Ah, perché questa è la cappa, ok. Cioè la mantella è... Ammazza così però che figata. Bella così. Però siccome voglio vedere com'è fatta la cosa... Ah, ok, tutto così della fortuna, dell'Epricano, sì, sì, sarebbe no, l'elfo. Vabbè, l'Epricano, quello là della pentola con dentro i soldi d'oro e che da lì nasce l'arcobaleno. Allora, voglio fare una bella cosa qua, mettermi questo. Ah, ma anche questo qui, eh. E poi mettermi sto bel vestito così. Ah, perché questo è proprio tutto un completo così finito. Va bene, Marzina, così, ci piace così. Allora, andiamo a rivelare sti oggetti e ritorniamo qua a Hogsmeade per vendere alcune cose. Allora, qui e viaggia. Così vendiamo le cose non necessarie. E potenziamo. Andare fiero delle pozioni che hai distillato. Vero? Ok, il cappello è di livello più alto. Vediamo un po'. Cappello livello più alto di quanto? 92 contro. Sì, il cappello è l'ora di cambiarlo. Allora, equipaggia. Ammazza proprio da coso, da turista portoricano, una cosa del genere. Non si può vedere, no, leviamolo. Allora, quello, poi il mantello, vediamo. Questo 96 però cambia poco, insomma. Allora, il cappello è da potenziare sicuramente. Però per farlo vediamo un po'.
Dobbiamo dare da mangiare agli animali. Allora, ta e ta. Leggerberg Knoll, dove stai? Ecco di qua, amico mio. Mi servi prima te. Vieni qua. Ok, damogli da mangiare questo, così c'è da il pelo di Mooncalf. E manca sempre il buon Snaso che si nasconde. Dov'è lo Snaso? Ah, eccolo qua, trovato. Ok. Mo vediamo cosa serve, perché tanto se è da potenziare altri animali andiamo sopra. Allora, il cappello abbiamo detto, potenziamolo. Ok, pelo di Snaso ce l'abbiamo. Aia, altre piume di Cobber, Jobber Knoll. Annaggia. E vabbè, lo dovremo fare poi. Allora, là dove sta il mantello, che è questo? Pelo di Mooncalf, facciamolo. E altro pelo di Mooncalf che non abbiamo. Va bene, per ora abbiamo potenziato non tanto, però diciamo il giusto. Allora, dentro la valigia io chi c'ho? Ho il Tesral, che però il Tesral, voglio vedere se lo poso, cosa mi fa? A questo punto ci infilo anche il Puffskin, anche se non si vede, però vabbè. No, no! Non volevo catturarlo, mannaggia a me. La professoressa Hawin non ci crederà mai. Andiamo a accarezzare tutti i cosi qua. Ok. Almeno il crine di Tesral ce l'abbiamo per dopo. Ok, io direi che questo gameplay può finire qua. Dal prossimo video gameplay andremo a fare All'ombra della miniera o Chi non parla goblinese, uno dei due. Se questo video gameplay vi è piaciuto, mettete mi piace ovviamente, e attivate la campanellina, commentatemi, fate quello che vi pare. Ah, e iscrivetevi. Io vi saluto e ciao!